Sarcofago dei Magi. Avete visto prima? Quindi, allora, profeta con cartiglio. Questo qui è un pezzo di carta. Questo è un profeta con la barba lunga. Ipotesi: San Giovanni Battista, per la barba, però notate che non ha la croce. Quindi, sì, no, Isaia. L'autore del libro dice: se facciamo un'analisi non in base alle guide, ai documenti che dicono poco, ma in base a come appare, dovrebbe essere Isaia. Tutto giusto, sì. Poi c'è tutta questa parte, che sono tre parti diverse. Naturalmente c'è il solito discorso che continuo a ripetere fino alla noia. Queste sono cose che avreste intuito tutti passando di qua senza che ve le spiegavano, sempre per la serie. È ovvio. Vabbè, qui effettivamente ci sono i magi, la Madonna e il bambino. Fin qui effettivamente ci si può arrivare. I magi con i loro doni. Primo particolare: Magio con la barba lunga, vecchio. Magio con la barba non molto lunga, adulto. Magio senza barba, giovane. Quindi ci sono le tre età. I magi quindi rappresentano il tempo. Come vi dicevo prima, rappresentano le tre età e comunque sono la rappresentazione dei pagani che... Qui non si vede più il bastoncino che si vedeva nel libro, si vede ancora, non si vede più, consumato dal tempo. Aveva anche questo un riferimento teologico, perché San Bernardo ha scritto che la Vergine, facendo una simbologia, la Vergine è la verga, cioè il bastone, e il Divin Figlio è il fiore. Quindi qui originariamente si vedeva un bastoncino che si è consumato col tempo. Qui ci sono altri due magi, vi ho già detto dell'età e del fatto che sono simboli del mondo pagano. Qui ci sono i due committenti. Questo che santo è? Chi indovina? Allora, possono essere tanti. Tutti avrete indovinato, perché tanto tutti avrete indovinato, è una graticola. Tutti avrete indovinato che, essendo una graticola, come tutti sanno, è San Lorenzo, che secondo la tradizione è stato. Durante la persecuzione organizzata da Valeriano nel 257, lui l'anno dopo l'hanno messo su una graticola a cuocere. Questo è chiaro, lo sanno tutti, per cui non è necessario spiegarlo, no? Qui ci sono i due committenti in ginocchio. Vediamo chi sono gli altri. Il secondo è un apostolo, non vi so dire quale. E il terzo è o San Francesco o un agostiniano. Secondo me di più la seconda. Ultima, qui vedete, anche questa è una spiegazione. Non si sa se è Matteo, le ipotesi sono se sia Matteo, che nel suo Vangelo ha il racconto dei magi, o, detto che comunque siamo nella chiesa di San Marco, San Marco.